chiaro che le esigenze sono tantissime, che abbiamo una emergenza che è data dall'occupazione di tantissimi immobili, della Vista, l'ex scuola di via Carducci, via Giovanni XXIII e così via. E quindi è una delle priorità che stiamo cercando di aggredire con determinazione. L'altro punto è il lavoro, dove ci siamo mossi in due direzioni. Da un lato nel rapporto scuola-impresa, abbiamo intercettato immediatamente le risorse del progetto Fixo, riunendo insieme anche altri sindaci, altri comuni del territorio, i dirigenti scolastici, realizzando un progetto di orientamento scolastico e di inserimento poi nel mondo dell'impresa. Progetto che vorremmo portare avanti attraverso i fondi Fixo cosiddetti del Ministero del Lavoro, ma attraverso un piano vero e proprio per l'imprenditorialità giovanile. E da questo punto di vista abbiamo già deliberato, abbiamo fatto una delibera di indirizzo nel rapporto con l'Università di Sassari, che mette le risorse, quindi è stato attestato con una lettera dell'allora rettore Mastino, mette le risorse su un progetto che si chiama Innovare e che tende a realizzare nel immobile dell'Ucualtè, così abbiamo individuato ed è già stato deliberato, un'area proprio per realizzare un centro per le imprese, per l'avvio d'impresa, per lo start-up, un incubatore d'impresa che avrà uno spazio comune cosiddetto co-working, uno spazio di elaborazione e di lavoro vero e proprio attraverso il Fab Lab e poi una serie di servizi che le stesse imprese che vengono avviate mettono a disposizione dell'utenza, quindi dei cittadini. Quindi un piano per lo sviluppo dell'imprenditorialità con fondi dell'università realizzato congiuntamente col Comune con una fase di avvio nei primi mesi del 2015 con alcune assunzioni anche di personale che dovranno svolgere questo lavoro a favore delle imprese e delle nuove imprese. E poi la facilitazione verso i giovani tra i 15 e i 29 anni che partecipano al programma Garanzia Giovani. Abbiamo già svolto un incontro alla presenza dell'assessore del lavoro del Comune, del direttore dell'Agenzia Regionale del Lavoro Temussi, un incontro ad Alghero nei locali dell'Auditorium dell'IPIA con le scuole, ma è nostra intenzione coinvolgere immediatamente i tantissimi giovani algheresi che hanno fatto domanda di inserimento lavorativo attraverso il progetto Garanzia Giovani. Sono stati 54 milioni di euro messi a disposizione dell'Unione Europea per la Sardegna proprio per favorire l'inserimento nelle imprese e nel mondo del lavoro. Allora, è stata di sfruttare queste occasioni, realizzare un percorso di istruzione, di orientamento, di inserimento nel mondo del lavoro, accompagnando uno per uno i giovani che hanno fatto domanda. Proprio la nostra intenzione è quella di fare tantissimi incontri di formazione, di orientamento, ma soprattutto un progetto individualizzato per ciascuna persona, per ciascun giovane che ha fatto domanda nella nostra città. Non è un compito dell'amministrazione comunale, ma un compito di cui ci facciamo carico, proprio perché vogliamo favorire questo inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto quando ci sono opportunità come queste, che non capitano spesso. Il 5 luglio, con la delibera del 5 luglio, abbiamo preso in carico il protocollo che la Regione ha costruito sulla città di Alghero, abbiamo siglato quell'accordo che ci permette di copianificare il piano urbanistico comunale in armonia con il piano paesaggistico regionale e di farlo nel rapporto tra l'ufficio del piano della Regione e l'ufficio del piano del Comune. Abbiamo già svolto diversi incontri, oltre al PUC vogliamo mettere in coerenza anche i piani particolareggiati, il piano di utilizzo dei litorali e il piano di assetto idrogeologico. Fa parte di un unico protocollo, siamo nella fase di definizione del cronoprogramma che partirà con la presentazione delle linee guida, quindi nei primi 6 mesi del 2015 presentazione delle linee guida del PUC in Consiglio Comunale. Abbiamo deciso di stralciare dal PUC il piano delle bonifiche, quindi che riguarda insomma, sostanzialmente le borgate della città, in un piano di valorizzazione e conservazione previsto dal piano paesaggistico regionale. C'è un lavoro già fatto, ho detto più volte, lo confermo, che il 70% del lavoro lo considero già fatto dalle precedenti amministrazioni in tema di pianificazione urbanistica, ma c'è il 30% che è il lavoro di progettazione, che naturalmente ha una visione diversa rispetto a quella del passato. Noi riteniamo che occorra un grande lavoro di riqualificazione dei quartieri, che occorra un grande lavoro per individuare aree per la casa,
quindi per l'edilizia residenziale pubblica, per i servizi, per fare in modo che ci sia una città davvero vivibile, una città che invecchia velocemente, lo dicono insomma tutti i dati, ma che sia anche a misura di bambino. È una città che individui ipotesi di sviluppo, che non sono semplicemente metri cubi. Ci saranno anche quelli, ci saranno zone di espansione, ma riteniamo che molto è stato fatto in passato, a volte senza regole, che dobbiamo organizzare la vivibilità della città, rendendola armonica, quindi cercando di capire soprattutto in alcuni settori nevralgici, Maria Pia, dove confermiamo il parco urbano, è un'ipotesi residuale di insediamenti alberghieri, e dove c'è soprattutto da individuare aree di espansione, molto da riqualificare, e credo sia dal punto di vista dell'architettura dei quartieri e sia dal punto di vista anche della riqualificazione delle strutture ricettive attuali. Lo abbiamo deliberato, è stato fatto il bando, sono state presentate le offerte, si sta pervenendo nei prossimi giorni, si perverrà alla composizione della commissione, quindi all'apertura delle buste, alla pubblicazione del nuovo servizio, che riteniamo sia un servizio adeguato all'altezza insomma delle aspettative dei nostri concittadini. Possiamo prevedere insomma che per il mese di maggio, entro il mese di maggio, possa partire il nuovo servizio, che insomma trovate sintetizzato nelle schede, e non aggiungo altro. Mi sembra un altro punto qualificante del nostro programma. Siamo arrivati sostanzialmente con una situazione difficile dal punto di vista del verde e del decoro urbano. Abbiamo messo in tempi record, per quanto possibile, in un'amministrazione che ha tanta burocrazia, ha trovato tantissima burocrazia, un progetto finalizzato all'occupazione e un cantiere lavoro che ha permesso insomma di effettuare la manutenzione, il risanamento, la riqualificazione del verde urbano. Siamo ancora in una fase attuativa. Vi dico soltanto che la regione non finanzierà più cantieri lavoro e che quindi insomma da questo anno dobbiamo organizzarci in proprio con le risorse dell'amministrazione comunale.